Federico 72 is asking, what is your training regimen? How do you train? Allora, Federico 72 invece chiede il modo in cui, in che maniera ti prepari, qual è insomma la frequenza dei tuoi allenamenti per le gare di Formula 1. Well, it's not so easy because obviously, you know, most of the people think, okay, in Formula 1 you are just driving a car like I do outside with my road car. It's not quite like that. It's very, very tough. We mm-hmm. have you know, a lot of accelerations, especially in the corner, yeah. with a lot of G-forces, which is very stressful for the body. So in general, you need to be fit. And that means basic endurance is very important, which you achieve by, you know, biking, running, swimming, those things, and doing it for a long time. But also one of the most important... You do all these things? Yes. One of the most important things is the neck, because, you know, when you're sitting inside the car, you have the seatbelt, so you can't really move, but your head is free. So there is with a special exercise for the neck. And with the G-force, it's quite tough on the neck, especially when you come in. Like now in the winter, we try to, you know, I try to work hard on the neck muscles, but the first time you get in the car, you feel after 1-2 days that it starts to hurt a little bit. So it's difficult to really reproduce the exercise you have in the car, outside of the car. But in general, you know, you... Do you have special machines like... A little bit, yes. But in general, every driver is responsible for his own fitness. And yeah, everyone needs to decide how much time he spends to prepare himself. I mean, so every day? In the end, as I said, it's not so easy because we are traveling a lot, testing, some media things to do. So it's not always easy to write a program for 4 weeks okay. and say, okay, Monday I do this, Monday next week okay. I do that. And then... and so on, because it always keeps changing. But in the end, you always try to react. And I mean, if you ask how much I train, generally, if I have a week where I can plan, I train six weeks a week. So one rest 6 days a week. And twice a day. Ok, quindi 6 giorni alla settimana, 2 volte al giorno, è un allenamento molto duro perché ovviamente le sollecitazioni all'interno di un abitacolo di Formula 1 sono impressionanti, la G-force, no? la forza di gravità che fa pressione quando si curva, quando si frena, quando si accelera è così importante che necessita di una preparazione atletica e a questo punto lui mi sta dicendo che fa un po' tutti gli sport, quindi corsa, nuoto, sci, insomma tutto quello che lo tiene in forma, lo tiene preparato. Skiing is for fun. Ok, dice lo sci ovviamente è per il divertimento, però magari anche un po' per i riflessi. Quindi questo in sintesi, anche se è difficile, visto tutti i loro spostamenti che fanno nell'arco dell'anno, è difficile pianificare una tabella di lavoro in palestra, però tutti poi si allenano ovviamente quasi tutti i giorni, da quello che abbiamo capito. Ma invece mentally for your yeah it's difficult because there's a lot of things you can do but also a lot of things that you can do wrong, so it's not so easy to give an advice to somebody outside and say, look, this is what we do. In the end, everyone is individual and you have to find what works for you. So as do you practice meditation or something like that? as I said, you can, I think you can get in too deep and then probably get lost. So you know, if you see the races, sometimes before the race you see the drivers mm-hmm. close yes. their eyes. I do that as well, and just before qualifying, you know, try to go through the lap and just so you know, visualize yourself exactly, try to remember the key points and so on. But it's, as I said, it's quite difficult to explain now quickly what you can do outside the car for mental training. As I said, there's a lot of things you can do which could help you, but also a lot of things you can do wrong. Allora sta dicendo che anche per l'esercizio mentale, che è altrettanto importante rispetto a quello fisico ovviamente per avere una mentalità vincente e riuscire a raggiungere questi obiettivi così importanti, è difficile dare delle spiegazioni tecniche perché poi ognuno prende la propria strada. Molte volte vedete che prima di un gran premio, prima dello start, i piloti hanno gli occhi chiusi e cosa fanno in questo momento, me l'ha appena confermato. Visualizzano il circuito, quindi cercano di ripercorrere tutta la strada in modo da poterlo proprio avere, no, in automatico dentro di sé, quindi calmare anche i propri nervi. E i videogame funzionano come allenamento, visto che si aggiungono sempre dei circuiti nuovi, quest'anno ce ne saranno 2, tra poco magari ti chiederò anche cosa ne pensi. Puoi imparare realmente un circuito da un videogame? Can you practice a new circuit in a videogame? Well, obviously we have
a simulator, a big simulator in England in the factory. So it's not a that's video game. Our video game, okay. If you say so. Okay. But it's obviously not, you know, you can't compare it to the usual computer or PlayStation at home. It's quite a bit different, but in the end, you just, you know, it's just to give us a little bit of extra practice. Do you especially, use it, the simulator? Yes, especially for new circuits, but also, you know, we use it to develop the car, test the car, try different right. things if we cannot go on the track and test I would like to have it once in my apartment. you need a big apartment. Sure. Great, yeah. Because it's huge. It's quite big, yeah. Okay, sta dicendo che i videogame ovviamente... And you need a big wallet. Money. Sta dicendo che i videogame no, cioè non quelli delle console comuni che magari possono essere divertenti, si usano invece dei veri e propri simulatori che a quanto pare sono non solo molto costosi ma anche molto ingombranti e a quel punto possono aiutare per avere una maggior confidenza con diversi assetti, diverse cose, però è un lato a quanto pare marginale dell'allenamento. Io invece credevo che magari per scoprire proprio nuovi circuiti potesse essere anche più importante. Vettel Champ is the nickname. He's asking, what did your father tell you after the race? Cosa ti ha detto tuo okay. padre dopo la cosa, vittoria? The championship, sorry. Cosa ti ha detto tuo padre dopo la vittoria del campionato? Well, it was very emotional. You know, it's when I mean, first of all. I mean, as you know, when I was crossing the line, I came on the radio and it was not really words that came out, so it was a little bit the same for him when he talked to me. Obviously, we talk a lot, and you know, a lot of times after Abu Dhabi and what happened. But I think in the first moment, I don't think he really had to say anything. You know, it was going without words. So yeah, and when I saw him, I you know, it just. You have him in your arms and you just hug and as I said, I think initially the first bit went without words but with tears. Allora, io vi garantisco, non so se voi riuscite a vedere, ma in questo momento me lo sta raccontando con quasi le lacrime che stanno veramente nascendo nei suoi occhi, perché mi sta trasmettendo l'emozione che ha rivissuto in quel momento. Dice, se vi ricordate, non avevo le parole quando ho tagliato il traguardo, non mi usciva niente, era talmente l'emozione grande che non sapevo neanche cosa dire, non c'erano parole per descrivere quella sensazione. E nel momento in cui ho visto mio padre, non ci siamo detti niente, un abbraccio, ed è stata proprio la fusione di padre e figlio che in qualche modo ha coronato il sogno, credo, da parte di entrambi. Vettel Love chiede come è stato in Italia nel periodo in cui era Toro Rosso, quindi come gli piace l'Italia, come si trova. Ok, Vettel Love is asking how did you feel when you were in Toro Rosso here in Italy and what do you remember about that experience? I always felt great because the food was very good. Il cibo era buono, dice, questa è la prima cosa che... Now I'm racing for an English team where the food is not really good. Ora nel team inglese il cibo non è così buono. But no, in general it was very special. Obviously it was my, you know, first couple of races in Formula One, my first victory with them together, and it was always like a big family. So, you know, you always felt welcome and, you know, I know the guys still from the team and... always special. If I see them now, you know, it's a special relationship. And they're still friends of yours. Yes, and generally, you know, for some reason, you know, Italians have the gift to give people from even people from outside the feeling that they are very welcome and part of their family. Beh, questo è molto bello, insomma, spesso è un giudizio positivo. Non poteva che avere, no, dei bei ricordi, anche perché lì ha vinto quella famosa gara a Monza. E sta dicendo che la caratteristica principale degli italiani è che lo fanno sentire comunque in famiglia e sempre ben voluto anche da parte degli estranei, no? Da parte di chi magari è semplicemente un tifoso, ogni volta che viene qua si sente sempre molto bene. Quindi ha un bellissimo ricordo. Beppe chiede quanti chili perdi dopo una gara, cioè la differenza di peso. Ok, Beppe is asking... Ho capito. Ok. So, Beppe. Beppe. It depends, it's very individual, depends on the driver. In my case, I don't lose that much. Obviously, it depends also on how hot it is outside. For instance, in Malaysia, humidity is very high, around 35 degrees ambient. So, between 1 and 2 kilos.
I would say. 1 and 2 kilos. Yeah, okay. The toughest races are Singapore and Malaysia because of the humidity and the heat. And Singapore is a very long race, so usually I lose around 1.2, okay, 1.3. What is your weight? Right, six. With all the gear, I'm around 70 kilos. 70? Yeah. Okay, quindi pesa 70 kg. But con with helmet and everything. Quindi il casco e tutto l'equipaggiamento, ovviamente, quindi perde, in quei gran premi dove c'è una umidità maggiore, uno sforzo maggiore, perde 1-2 kg. E quindi ci sono... Fast Lane chiede qual è il suo circuito preferito e quale circuito quest'anno... Questo lo volevo chiedere anch'io, infatti. Fast Lane is asking, which is your favorite circuit? Maybe Suzuka. Yes, Suzuka is one of the circuits I really love. I think every driver, as soon as you go there, you just ask yourself why can it be any circuit like this? It's just fast corner, everything, you've got everything. And the sensation you get inside the car, the speed, really, you know, on that circuit, you really feel this is Formula One. And there are other tracks as well. Generally, there's no track that I would say that I hate or I don't like, generally, mm-hmm. like all the tracks, but tracks like Silverstone, Suzuka, you know, I really... Dice ovviamente che Suzuka rimane il suo preferito proprio per il fatto che ci sono queste curve così veloci e la parte tecnica, dice che è proprio la gioia di poter guidare una Formula 1 e che tutti gli altri circuiti dovrebbero essere impostati in questa direzione, e anche come Silverstone ha citato appunto, quindi i due suoi preferiti probabilmente sono Silverstone e Suzuka, anche se non ha un circuito invece che gli è ostile, nemico, cioè non, dice che sono tutti comunque divertenti. Stefano chiede se ha dei ricordi particolari, qualche regalo di fan particolare che gli è piaciuto quest'anno. Stefano is asking, is there any particular gift that you received from your fan, maybe this year after your win? So maybe Stefano is someone that I met and maybe he gave me a gift, I don't know. But generally I got lots of gifts and it's quite, you know, sometimes it's a little bit weird. But, for example? In general, I mean... I have to say, in Europe, Italy, it's always, the people are very nice and the presents as well. Sometimes, you know, I think in general the people want to give you something, so it's always good, and it's very special. So, but sometimes the people turn up with some things that you don't know really how to handle. So, but puppets, yeah, things like this. I think once I got a. I don't know how you call the machine, you know, when you do the eggs in the morning. Okay. You can twist and it counts down the time. Okay. So like a clock. Okay. It tells you when the eggs are ready. I mean, it's not the kind of stuff that you are really missing in your life, but dice, you know, che riceve tantissimi regali ovviamente da parte dei suoi fan. C'è stato questo curioso che ha citato adesso, che di questo come si chiama? Un contatore, sì, quello che timer, quello che ti dà il tempo per quando l'uovo è pronto, è cotto, e dice non è proprio il tipo di regali che uno si aspetta o che comunque, voglio dire, può portarsi magari a casa, però è sommerso ovviamente dai regali dei fan. Sure, I mean I got also some, you know, nice drawings where they did themselves and then they give it to you. It's very personal, so it really depends, you know, some things you are a little bit what is this and other things you really appreciate. So è stato anche sommerso ovviamente da molti disegni e dice dipende, alcuni magari sei un pochino più, dice cos'è questa cosa qui, e altri invece ti fanno proprio tanto piacere e li conservi.